Salve a tutti, continuiamo i nostri tutorial per quanto riguarda la versione 2018, ma non solamente, perché alcune di queste innovazioni che vedremo sono presenti anche in alcune versioni precedenti. Questa volta invece parliamo di librerie, cioè la possibilità di creare librerie personali collegate alla Creative Cloud, che ci permette di raccogliere con grande facilità una quantità di risorse che poi possiamo riutilizzare, come ad esempio stili grafici, di colore, di testo, pennelli e elementi di Photoshop. Noi ad esempio, da un progetto come ad esempio questa immagine, possiamo creare una libreria contenente tutti gli oggetti e gli stili e utilizzarli per altri progetti, ma non solo. Possiamo anche utilizzarli per altri software dell'Adobe che utilizzano le librerie come ad esempio Illustrator, Premiere, eccetera. Intanto cominciamo col vedere come creare una nuova libreria. Innanzitutto qui vedete abbiamo la nostra immagine, che in questo caso è un logo, tutti i vari livelli. Poi qui abbiamo il nostro pannello di librerie, che se non visualizziamo dobbiamo andare qui in finestra e scegliere librerie. Poi possiamo andare qui nel pannello, nelle impostazioni del nostro pannello e selezionare nuova libreria. Selezioniamo quindi e qui possiamo dare un nome, vedete, crea nuova libreria, e scegliamo il nome logo foglia. Poi diciamo crea e qui vedete adesso abbiamo due possibilità. Possiamo inserirci qua tra un livello, ad esempio il livello di testo. Poi clicchiamo qui sul più e qui vedete possiamo scegliere di inserire grafica, stile carattere, stile livello e colore testo. Scegliamo aggiungi e vedete abbiamo inserito tutto quello che riguarda questo livello. Abbiamo lo stile di carattere, poi il colore, lo stile di livello e la grafica. Se andiamo sull'altro livello, sempre vedete del testo, anche qui possiamo sempre far più e qui scegliamo grafica, stile carattere, colore testo, colore primo piano non ci interessa, e aggiungiamo. Ecco qui vedete che si è aggiunto l'altro stile carattere, naturalmente il font, e lo stile di livello non c'era, e il colore. Se vogliamo inserire anche manualmente un livello, ad esempio questo qui vedete della nostra foglia, clicchiamo tasto sinistro del mouse, trasegniamo, vedete, e inseriamo qui. Vedete, si è inserito tra la nostra grafica. Ora invece seguiamo un'altra strada e sempre dalle impostazioni qui possiamo anche, vedete, eliminare la nostra libreria. Quindi eliminiamo il logo foglia, diciamo di sì, lo eliminiamo. A questo punto noi possiamo prendere tutti i nostri livelli, poi tasto destro del mouse e trascinarli. Oppure, guardate, ancora meglio, qui abbiamo un pulsante, vedete qui sotto, prima l'avevamo anche qui in mezzo alla nostra libreria, però adesso l'abbiamo qui, possiamo dire nuova libreria da documento. Quindi clicchiamo, qui possiamo scegliere stile di carattere, colore, stile livello, crea nuova libreria. Ecco qui vedete logo foglia e qui sono stati inseriti i nostri colori, i nostri font e il nostro stile. Noi possiamo visualizzare nel pannello, vedete, i nostri oggetti con elementi come icone, come abbiamo adesso, oppure elementi come elenco. Vedete, possiamo avere l'elenco, guardate qui il nostro colore, ci viene indicato che tipo di colore, quali sono i valori del nostro colore, poi qui anche vedete il nome del testo, del font, scusate, e anche di qua, vedete, se ci avviciniamo sopra, col mouse, vedete, ci vengono indicate tutte le nostre preferenze. A questo punto noi possiamo anche entrare qui sotto, ad esempio doppio clic, vedete, e dare un nome al colore oppure al font e ai nostri stili. Un'altra possibilità di inserire, di creare la nostra libreria è, o anche qui vedete abbiamo un gruppo, selezionando il gruppo trasegniamo, vedete, portiamo il nostro gruppo. Qui vengono inseriti tutti i nostri oggetti, oppure direttamente dalla nostra immagine con il nostro strumento sposta, clicchiamo, trasegniamo e portiamo dentro. Ora che abbiamo creato la nostra libreria, chiudiamo questa immagine e ne andiamo a aprire un'altra. E proviamo a inserire, vedete da qui, la nostra grafica, prendiamo, trasegniamo dentro, inseriamo. Adesso diminuisco, vedete, diventa come un oggetto avanzato, anzi si inserisce come un oggetto avanzato, poi lo sposto e lo inserisco qua,
e premo invio. Ora, dopo che abbiamo posizionato il nostro logo, salviamo la nostra immagine in formato Photoshop naturalmente e chiudiamo. Adesso dalla nostra libreria, vedete, abbiamo la nostra grafica, quindi clicchiamo il tasto sinistro del mouse due volte e apriamo il nostro logo. Poi apriamo il nostro gruppo e ci inseriamo dentro al testo e proviamo a cambiare il nostro testo. Ad esempio qua andiamo a prendere il testo e inseriamo ad esempio Agri 2018. Lo spostiamo. Poi anche questo cambiamo il nostro colore, mettiamo un colore rosso, arancione, ecco qua. Poi andiamo a prendere anche, vedete, la nostra mezzaluna, la selezioniamo, poi andiamo a cambiare i nostri colori, prendiamo sempre questo arancione e poi come sfondo un arancione differente, un po' più, anzi molto più chiaro, ecco qua. Un salmone direi, e poi creiamo una sfumatura, quindi eccola qua, questa è la nostra sfumatura, partiamo da qui e andiamo verso l'alto. Vedete, abbiamo completamente cambiato il nostro logo. Deselezioniamo, CTRL D, chiudiamo e naturalmente salviamo. Naturalmente la nostra grafica nella libreria è cambiata e adesso andiamo a aprire il file che abbiamo salvato prima. Quindi adesso lo carico, vedete quello qui, era campo 2, non si disco, dico di sì, e guardate, vedete adesso qui abbiamo nell'icona del nostro gruppo per quanto riguarda la nostra immagine, questo avvertimento. Con questa piccola, vedete, con questo piccolo quadratino, triangolino con avvertenza, e se andiamo nelle proprietà, andiamo anche nelle proprietà, vedete, lo troviamo anche qua. Questo vuol dire che il nostro collegamento è stato cambiato. Quindi possiamo lasciarlo così, oppure se andiamo nel nostro livello, adesso sposto così vediamo bene, clicchiamo col tasto destro del mouse, vedete abbiamo aggiorna tutti i contenuti modificati. Clicchiamo ed ecco, guardate, che abbiamo il nostro logo completamente modificato come l'avevamo modificato nella nostra libreria. Allora immaginate se state utilizzando una libreria grafica su più pagine di un documento oppure anche su più immagini, capite da voi che questo, diciamo così, procedimento ci rende il flusso del nostro lavoro più veloce, senza perdere tempo teniamo le modifiche a tutte le nostre immagini. Ora, se guardate qui nel quadratino, vedete, non abbiamo più il nostro avvertimento nella miniatura, ma troviamo una nuvola che ci indica che l'oggetto è preso dalla libreria e quindi collegato alla Creative Cloud. Ora, attenzione, eliminiamo il livello nel nostro gruppo, lo eliminiamo completamente, prendiamo sempre la nostra grafica, premiamo il tasto Alt, tasto sinistro del mouse e lo inseriamo dentro la nostra immagine. Guardate, a questo punto abbiamo inserito il nostro gruppo, però attenzione, innanzitutto adesso CTRL T, diminuisco, vedete, lo porto a grandezza, ecco qua, premo invio. Abbiamo quindi trasferito qui tutto il nostro gruppo con tutti i nostri livelli, però dovete fare attenzione perché adesso non abbiamo più il collegamento, cioè non è più collegato alla libreria, e quindi se effetto delle modifiche una volta che riapro l'immagine non troverò la possibilità di collegarmi e quindi niente modifiche. Altra cosa che è interessante sapere è che se noi apriamo un'immagine, cioè inseriamo un gruppo oppure dei livelli di un file che contengono anche oggetti avanzati, quindi nella nostra libreria troveremo anche tutti i nostri oggetti avanzati. Inoltre, se eliminiamo la nostra libreria, come abbiamo visto in precedenza, e apriamo un'immagine, adesso ve la faccio vedere, dunque apriamo moda, avevo creato con la libreria, diciamo di sì, ecco qua, vedete, mi viene informato che non esiste più la libreria, dove, eccolo qua, vedete, anche qui nel livello abbiamo al posto invece dell'avvertimento un punto di domanda e dice guarda che non è più la libreria e il collegamento non c'è più. Quindi ora altre due ultime cose, dunque andiamo sempre in file, poi facciamo apri, apriamo il logo e vedete già direttamente si apre Creative Cloud e ci visualizza questa finestra che ci permette di creare, vedete, una nuova libreria direttamente. Qui possiamo anche cliccare per non mostrare più questa finestra quando noi apriamo il nostro file, quindi noi possiamo creare una libreria con gli stili caratteri, colori, stile livello che riguarda appunto il nostro file che dobbiamo aprire.
Adesso questo lo chiudo un attimo, voglio far vedere un'altra cosa ancora. Apriamo sempre un file che abbiamo visto in un altro tutorial, che è quello della placca. Andiamo a vedere la più recente, quello qua, placca, vedete? Poi diciamo di sì. E qui creiamo la nuova libreria. Vedete, abbiamo tutti i nostri stili della nostra placca. Ora, naturalmente, guardate, possiamo chiudere questa immagine, poi aprirne un'altra, andiamo nuovo, la stessa dimensione, adesso per fare una prova va benissimo, poi creiamo un nuovo livello, selezione ellittica, creiamo una selezione di questo tipo, riempiamo con un colore grigio chiaro, poi riempiamo, deselezioniamo, CTRL D, e arrivati a questo punto andiamo a prendere ad esempio il nostro stile livello, eccolo qua, vedete che abbiamo ricreato lo stile livello della nostra placca. Poi naturalmente, se inseriamo anche un testo, facciamo sempre qui, stavolta però diamo un colore nero, ecco qua, e proviamo a scrivere ad esempio metallo. Però ingrandiamo il font notevolmente, mettiamo 48, anzi 60 direi, ecco qua, metallo, poi, vedete, ecco qua, qui abbiamo il nostro stile di livello di testo, poi qui abbiamo lo stile testo 1, testo 2, testo 3, facciamo testo 1, poi dopo lo duplichiamo, poi mettiamo testo 2, duplichiamo anche questo, e testo 3. E guardate, ecco qua che abbiamo, ingrandisco così vediamo bene, la nostra placca di metallo con il nostro testo che contiene gli stessi stili della nostra placca. Quindi questo è molto utile, e possiamo caricare qualsiasi immagine, naturalmente ci ritroviamo tutti i nostri stili già creati e che possiamo salvare. Direi che vi ho detto quasi tutto, perlomeno quello che so io, non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.